stato il salotto di Arezzo, Piazza Grande, a dare il benvenuto agli oltre 90 equipaggi del 7° Historic Rally Vallate Aretine. La scelta di Piazza Grande come sede del parco chiuso e della cerimonia di partenza si è rivelata ancora una volta azzeccata. Gli organizzatori hanno così fatto conoscere agli equipaggi arrivati da tutta Italia e perfino dalla Scozia le bellezze del capoluogo aretino. Se Piazza Grande è stato il cuore pulsante dell'Historic Rally, ospitando il parco chiuso e la partenza delle vetture sabato mattina, il territorio aretino ha goduto altrettanto di una visibilità unica. Come spiegato dagli organizzatori alla vigilia, infatti, quest'anno l'Historic Rally ha presentato come novità due riordini a Bibbiena e Castiglion Fiorentino durante le varie prove speciali. Una scelta effettuata proprio nell'ottica di permettere a piloti e navigatori appassionati di apprezzare il paesaggio toscano della provincia di Arezzo nelle sue sfaccettature per poi tornare nuovamente in piazza Vasari per il gran finale. Il 7° Historic Rally Vallate Aretine è stato valido anche per il Ciro Autostoriche e anche per la Michelin Historic Rally Cup e per il 6° Memory Nino Fornaca al Vallate Aretino. Il compito anche di aprire il trofeo Abarth Yokohama organizzato dal team Bassano. In gara tanti equipaggi, compresi quelli della Regolarità Sport, con validità per il trofeo Tosco Emiliano. Historic Rally inoltre anche quest'anno ha voluto ricordare Andrea Olivi, medico sportivo, navigatore di campioni importanti dei rally, anche in squadre ufficiali, nonché animatore del rallismo aretino.